Comunque, già che ci siamo, io farei anche un bel tour dei supermercati che troviamo durante il nostro road trip, iniziando da questo qui, in questa cittadina al confine con il Kosovo. Piccoli denti. Nel reparto trucchi le matite sono dentro a dei portamatite e la cosa mi sembra più che giusta. Tantissime cose sono scritte in italiano, proprio pienissimo di prodotti italiani. Poi magari trovi le stesse marche che ci sono in Italia, ma cambia il gusto. La pasta mia tradizione. Basta, c'è scritto solo quello, mia tradizione. Cioè, non c'è scritto il tipo di pasta, lo vedi tu. Sarebbe fare anche una pasta. No, sono a dieta. Qui c'è un po' di alta cucina che fa per noi. Se vieni in Albania e chiedi Baby Bell, ti portano nel reparto pannolini. Se hai bisogno dei pannoloni per adulti, sono i Senior Bell. Chiaramente ci prendiamo un po' di Iron. Goditelo. È buono, È particolare, è come bere una mozzarella. Non ci vivrei, ma lo riberrei. Ma poi è fantastico perché ti lascia questo sapore caseario in bocca che ti accompagna per tutta la serata. Mentre io vi accompagnerò a scoprire cosa vendono in tutti quei supermercati e mini market nei quali ho costretto Nelson e Funzio ad entrare durante il nostro road trip balcanico. E nel frattempo andremo anche ad esplorare posti strani come piacciono a noi, abbandonati e non. Pronti per una nuova avventura? Cominciamo subito dopo il consueto minutino dedicato allo sponsor del video di oggi. Se usate internet, avete fatto acquisti, vi siete registrati su un sito, con tutta probabilità i dati che avete inserito sono stati venduti con il vostro consenso ai data broker. I data broker sono quelle aziende che collezionano indirizzi mail, numeri di telefono, i vostri gusti personali e chissà quali altre informazioni, e li rivendono a quelli che poi vi chiamano e voi vi chiedete dove hanno preso il vostro numero di telefono privato, o che magari vi mandano mail di semplice spam o addirittura tentativi di truffa. Avete presente tipo quei messaggi: ciao mamma, ho cambiato numero di telefono? Bisogna stare attenti. Di positivo c'è che i data broker sono obbligati a cancellare i vostri dati dai loro elenchi se glielo chiedi. Il problema è che non sappiamo chi siano, quali siano, come contattarli. Per questo esiste Incogni, lo sponsor del video di oggi, che lo fa al posto vostro, andando a scovare i vostri dati nei vari database. Io lo utilizzo dall'anno scorso e la situazione è notevolmente migliorata. Tra l'altro basta andare sul sito per monitorare i progressi. Vi lascio il link in descrizione se volete informarvi meglio, e soprattutto tramite il link avrete il 60% di sconto sul primo anno di Incogni. Grazie Incogni e buona continuazione del video. Adesso invece siamo in Kosovo, quindi andiamo a vedere questo fantastico ipermercato in centro a Pristina, ovvero la capitale. Se siete tra quelli che devono sempre provare gli energy drink locali, qui c'è la Golden Eagle, pubblicizzata ovunque. C'era anche in Albania, che belli questi cereali. I Dardo e i Choca Moca, questi qui vengono dalla Macedonia del Nord. E poi ci sono anche quelli italiani, petali al cacao. UK, Croazia, ti mettono l'origine di tutti. Metà del supermercato è roba italiana. Tengono la frutta tutta mischiata e la frutta secca dentro queste scatole di plastica. Ma che senso ha vendere questo singolo pezzettino di broccolo plastificato? Saranno 15 grammi. Se hai sete, però poco, ci sono questi bicchieri di acqua da 10 centesimi di euro made in Kosovo. Lo scaffale dell'olio d'oliva è tutto di prodotti italiani. C'è solo olio italiano, tranne questi due albanesi. Riso italiano, buona riso mondina, riso Andrea, il riso del Ducato di Mantova, secchi di pollo fritto surgelato tipo il KFC. Credo che questa sia la carne che stavano facendo essiccare i nostri vicini stamattina, cioè quando abbiamo aperto la finestra abbiamo trovato questa cosa abbastanza horror nell'appartamento davanti. Credo che sia tipo jerky, carne secca, made in Kosovo. La cosa particolare qua era che praticamente tutta la merce era importata. The following day. Siamo dentro. Benvenuti in Macedonia. Siamo arrivati nella capitale, abbiamo preso un appartamento molto anni 90 per dormire qui a Skopje. Cosa ne pensi? Ho fame e tu non mi vuoi portare a mangiare. Come stai, Funzio? Ho fame e tu non mi vuoi portare a mangiare. Poi dite che io mangio tanto, questi qua hanno sempre fame. Sulle 9. Chiuso? Quindi, supermercato in Macedonia del Nord, sperando sia aperto. È chiuso? È aperto. Ma è una mia impressione o questo è il logo della Mulino Bianco, però rifatto? Belle queste patatine, pizza italiana. Abbiamo trovato la pasta di Vella, quindi il piano è farsi una bella pasta col tonno. Ma quello che ho preso io no. Non c'è molta alternativa di tonno. Vendono la pasta confezionata per preparare questi dolci, per preparare i baklava. Questa qua è la sfoglia con cui si fanno i baklava, che tra l'altro non sono facili da fare. Questi formaggi del posto mi fanno un sacco gola. Questo qui sembra il burro di arachidi che trovi anche in Italia, invece è marca Pamita. Chiudono tra 5 minuti, però non abbiamo
abbiamo ancora trovato il parmigiano, ma il lattino al cioccolato, questo me lo prendo. E anche un pinguì per colazione. Arrivo. Volevo prendere l'Iran, ma avevano soltanto quello da 1,5 litri, forse un pochino troppo. Comunque siamo dei geni, abbiamo comprato l'hummus, ma niente con cui mangiarlo. Me lo berrò con la cannuccia. Cioè, almeno un po' di olive. Guarda qua che meraviglia. E dopo quella pasta ignobile si torna a dormire sul divano come i bei vecchi tempi dell'Arabia Saudita. Buonanotte. Ciao amici, buongiorno da questa nebbiosa e fredda città di Skopje. Sto usando come treppiede il divano abbandonato qui al lato della strada. Che ne pensi, Nelson? Ingegnoso. Che ne pensi, Funzio? Brutalista. Andiamo a farci una bella passeggiata perché mi vorrei scaldare. Abbandonata in centro città, c'è cioè questa mega barca finta abbandonata. Ok, non mi aspettavo di trovare una cosa del genere in pieno centro alla città. Siamo sul fiume dove c'è il ponte più famoso, più bello, più fotografato, i monumenti che vedi quando prenoti un volo per Skopje. Questo è lo scorcio che ti mostrano. Quello che non ti fanno vedere è questo mega galeone finto installato nel fiume con le fondamenta e tutto abbandonato, in stato di degrado totale. Ce n'è anche un altro là davanti. Così al volo non sono riuscito a recuperare delle informazioni online, ma pare che fosse una situazione tipo bar, casinò, che non deve essere andata molto bene, perché è tutto scassato ed è veramente un pugno in un occhio. Cade a pezzi e qualcuno potrebbe anche cadere nel fiume da qui. È veramente strano questo posto. C'è anche tutta la parte di sotto, se cadiamo ci arriviamo in un secondo. Spero vivamente che non ci sia nessuno. Ma guardate che roba, c'è tutto lo scheletro della nave. Nave, cioè è tutto finto. Qui vedo scritto slot. La prima cosa che abbiamo notato entrando in Macedonia che c'erano tante sale slot, casino ovunque al lato della strada. Vediamo se si riesce ad entrare qua dove c'è il piano più basso. Chissà cosa gli è venuto in mente quando hanno pensato di fare questa cosa. Poco più avanti lungo il fiume ce n'è anche un altro di galeone che però non sembra affatto abbandonato. Ho chiesto alle signore qui dietro, mi hanno detto che è un ristorante. So che vi aspettereste che io ci vada a pranzare, ma oggi vi deluderò. Vabbè, comunque, proseguendo con la nostra passeggiata, superando il ponte con tutte le statue, il museo e questa fantastica opera che vedete alle mie spalle, si arriva nella parte che piacerebbe di più a chi non ama il look grigio e scassato est europeo, ma preferisce qualcosa di più turistico e carino, ovvero il vecchio bazar, dove dopo aver ritirato un po' di soldi locali, pochi perché da domani non ci serviranno più. Tra l'altro posso dire che la moneta macedone è veramente molto bella, cioè guardate, abbiamo ritirato 3000 dinari macedoni che sono circa 50 euro. Speriamo di trovare tra i negozi di souvenir qualcosina per il pranzo, così che poi possiamo lasciare la città. Bello questo Abruzzo Italian Restaurant. Assaggiamo l'Iran tipico della Macedonia, made in Macedonia. Grazie. Devo dire che tra tutti questo è quello più delicato e aromatico. Sa proprio di vacca. Ho capito perché questo kebab non mi ha lasciato soddisfatto. C'era la cosa automatica che lo tagliava. Toglie tutto il tocco umano. Allora, bellina Skopje, ripartiamo, prossima destinazione. Aspetta. Andiamo a Tetovo. 58 minuti di strada. Che bello, siamo già arrivati. Poche cose mi rendono felice come il trovare subito parcheggio gratis a pochi minuti da dove dobbiamo andare. Benvenuti a Tetovo. Non avevo mai sentito parlare di questa città e quindi girarla mi gasa abbastanza. Informandomi poi però ho scoperto che nasconde una cosa molto bella che vorrei farvi vedere. Allora, non potevamo non venire a vedere questa che vedete alle mie spalle, ovvero la cosiddetta moschea colorata. Edificio in stile tardo ottomano. Un ragazzo che ho appena beccato mi ha detto che si tratta di una delle moschee più antiche di tutti i Balcani. Infatti la costruzione originale dovrebbe risalire alla fine del XV secolo. Però per quanto riguarda ciò che vediamo noi adesso, si parla di 1838-1839. La particolarità è che è, e da qui deriva anche il nome, è completamente affrescata sia all'interno che all'esterno. Dentro è una cosa pazzesca, è bellissima, e gli affreschi sono ispirati al barocco italiano. È bellissima. Poi c'è tutta la parte dove ci si lava i piedi prima della preghiera, con tutte le vasche in pietra. Molto molto bella. Ah, qua c'è scritto proprio che la felicità è trovare un parcheggio
Tovo. Nelson ha notato che c'è l'Alda, la versione femminile dell'Aldi. Direi che dobbiamo per forza andare dentro a vedere com'è. Quando mi avete detto che non avevate voglia di entrare nei supermercati, mi sono sentito tradito. No. Questa è bella. Guardate questo. Oddio, quanto pesa! Ma da quant'è, scusa? 3000 grammi di pizza ketchup. Ah no, questo è tomato ketchup. Questo è pizza ketchup. Onestamente non so quale sia la differenza. Prezzo abbastanza basso. Sì, molto basso. C'è una grande selezione di salsicce, wursteroni e insaccati vari. Anche qui roba italiana. Allora, hai un amico inglese che si chiama Tony. Quando lo vedi, cosa dici? Bello Tony. Questo lo vorrei ora. Guardate che bizzarro questo formaggio in blocchi dentro l'acqua in queste scatole di plastica. Adoro il packaging di questi formaggi. Ci sono quei biscotti, Nicolò Banino. Com'è che si chiama quel cantante che piace a te, Paolo? Nutin. Sì. Perché prendere le barrette Kinder quando puoi prendere le barrette Nelino Kids? Sono uguali. Nelson? Nelino Kids. No, io non la voglio. Come sono? Ma guarda, la mia è così. E girala. La giri e non lo vedi più. È buona, dai. Buona. Fa un po' di calendario dell'avvento. E cioccolà. Bella questa cittadina. E adesso con questo romantico tramonto abbiamo recuperato l'auto, ci spariamo le ultime 2 ore di strada fino alla prossima tappa, che sarà l'ultima in Macedonia. Ed eccoci arrivati nella meravigliosa cittadina di Ohrida, che prende il nome dall'omonimo lago, al confine con l'Albania. Il panorama dal nostro appartamento sembrerebbe essere meraviglioso, non vedo l'ora di domani mattina per apprezzarlo con la luce. Prima però abbiamo una cosa importantissima da fare, ci serve un ristorante. Perché è tutto chiuso, non c'è nessuno in giro e non abbiamo niente di meglio da fare che scofanarci funghi, insalata greca, formaggio alla griglia, melanzane e... Tutto bene, Nelson? Ustionante. E tra poco arriva anche la tipica trota di Ohrida. No? Che si chiama Trocrida. Raga, funziona, sta bene. Però il ristorante è buonissimo. Posso dire che si mangia proprio bene in questa parte di mondo? Allora, premesso che ritengo che la vita sia troppo breve per sgusciare i gamberi. Oh, molto buoni. Io il pesce cotto non lo mangio mai, ma questo è molto buono. Molto buono. Bene, posso dire di aver mangiato una Macedonia in Macedonia del Nord. Abbiamo speso tantissimo, ci hanno pelato. Però era buono. Pelato, cioè per l'Italia abbiamo speso pochissimo. Sì, alla fine non abbiamo speso tanto. Però 94 euro in tre, secondo me, qua dove gli hotel costano 22 euro a notte. Ma c'era il pesce. C'era il pesce. C'è Inter Bologna. Comunque sembrerà una stupidata, ma questo posto mi ricorda tantissimo di notte, con le luci sulle colline, il lago Titicaca. Basta, andiamo in hotel, per favore. Comunque, sapevate che il lago di Ohrida è considerato il più antico Europa, risale a prima delle glaciazioni ed essendo rimasto così isolato e la vita al suo interno ininterrotta per così tanto tempo, ospita tantissime specie endemiche al suo interno. E la cittadina di Ohrida è uno degli insediamenti abitati da più tempo in tutta la regione. Il patrimonio artistico e culturale attorno al lago è assurdo e infatti l'intera area, sia quella macedone che albanese, è patrimonio UNESCO. Guardate che spettacolo la nostra colazione. In riva al lago, sotto il sole all'aperto, non abbiamo neanche giubbetto. Vi consiglio di farci un salto, io credo proprio che ci tornerò. Mi mancherà la Macedonia, veramente un bellissimo posto, ma siamo stati già accolti a braccia aperte dalla nostra amata Albania. Un po' deluso che non abbiamo mangiato un'altra Macedonia anche oggi in Macedonia. Macedonia in Macedonia, momento più alto del viaggio. Incredibile. Per adesso il piano è andare esattamente qua, dove c'è il piccolo villaggio di Lin. È in quest'area abitata sin dalla preistoria che si nasconde una cosa che vorrei tanto farvi vedere e che adesso andremo a cercare. Chi è lui? Ma sei noi? Ah, ok. Siamo arrivati nel pittoresco villaggio di Lin, posizionato su una penisola che dà sulle acque cristalline del lago di Ohrid. Bellissimo! Questo qui è il villaggio, guardate che bello. Stiamo andando a cercare... Ve lo dico dopo perché non ho fiato. Oh, eccoci. Allora, spero sia giusto perché abbiamo chiesto indicazioni ad un anziano del posto che abitava esattamente qui, in una di queste case che hanno l'orticello che dà sull'acqua. Ce la fai, zio? Nelson, non pervenuto. Stupendo qua, però. È bellissimo. Sì, è bellissimo. È il finale che ci deriva. È il finale giusto per il nostro viaggio. Mamma mia, che meraviglia. Un po' di trekking a dicembre con il sole, il cielo azzurro. In Albania. Che felicità. Eccolo. Si intravede, vedete quella cupola? Eccoci, che spettacolo,
C'è una vista incredibile qua. Dobbiamo stare attenti perché qui si cammina sulle rocce e siamo letteralmente a picco sul lago. Questo qua che stiamo raggiungendo è uno dei 750.000 bunker che sono stati costruiti tra gli anni 60 e gli anni 80 qui in Albania per fortificare e proteggere la nazione. Questo è ciò che rimane di un bunker in cemento ormai ferito dagli elementi e rovinato dal tempo, però si può anche entrare. Ma non so se è la prima volta che entro in un bunker o... Ma c'è roba dentro. Spero che con la luce si veda qualcosina. Ci sono cose. Ci sono delle immagini, dei quadri. Le immagini sacre. Non so se ci stiamo in tre, però è piuttosto affascinante qui. E hanno anche acceso parecchie candele perché qua è tutto nero. Che roba. È bellissimo e c'è anche un'acustica molto strana. In realtà è veramente piccolo. Da fuori potrebbe sembrare magari un po' più grande, ma è, cioè, due persone ci stanno a malapena. Prova a entrare. Ma qui è abbastanza alto. Aia. Questa piccolissima finestrella è l'unica apertura che dà ovviamente sulle acque del lago. Proprio qui davanti a noi c'è la Macedonia del Nord. E qui è veramente un paradiso. Chissà che spettacolo deve essere in estate. Se venite in Albania in estate o in Macedonia del Nord, passate da questo lago. Tra l'altro qua ci sono tutta una serie di orti con i loro muri di pietra collegati da un sottile sentiero che arriva fino al resto del villaggio. Ma guardate che colore l'acqua! Ma dove siamo? Socotra! Con questo cerchio di montagne che ci abbraccia. Ma che bello è sto posto! Raga, l'Albania merita un sacco. Se avete amici albanesi, ditegli di portarvi in questi posti. Venite a farvi una vacanza con loro in Albania. Un paese ricco di storia e pieno di posti come questo. Testimonianze tangibili di un paranoico passato dittatoriale che ha lasciato il segno un po' da tutte le parti. Perché appunto l'Albania intera è disseminata di questi bunker. C'è chi dice 175.000, 750.000, nessuno sa quanti siano esattamente. Quel che è certo è che se ti fai un bel viaggio in macchina se ne trovano veramente tantissimi. Si vede qualcosa? Queste qui erano le porte del bunker, infatti lì ci sono i segni, i cardini, sono state scardinate e sono qui davanti. Questo prato è curatissimo, sicuramente di qualcuno. Qualcuno che tiene un bunker in giardino. Se dall'altro lato c'erano le porte, questa qui evidentemente era l'apertura dalla quale potevano osservare la valle ed eventualmente puntare le armi. Qui c'è anche un ponte, un fiume, sicuramente una posizione strategica. Però rispetto all'altro questo qui è davvero gigantesco. Adesso è tutto ricoperto di vegetazione, ma questa parte qua probabilmente copriva l'apertura che c'è lì. Pazzesco comunque ritrovarsi un bunker enorme abbandonato a lato della strada così. Allora, stavo per finire come l'altra volta, persi tra le montagne, però ragazzi ce l'abbiamo fatta. Vedere Tirana dall'alto. Per vedere Tirana dall'alto. Sembrava di stare in Nepal su alcuni tratti di strada. Bellissimo. Visto che a breve dobbiamo tornare in aeroporto, ci stava a salutare l'Albania con un bel tramonto sul mare qui a Durazzo. A Durazzo c'è addirittura un Italian Market, qualità italiana. Ma anche nei supermercati normali in realtà è quasi tutta roba italiana. Ci sono addirittura le cose del Carrefour, anche se non è un Carrefour. Accettano gli euro, parlano italiano. Qui c'è del tonno buono, arrivato via mare. Filetto di pesce vegano. Perché di avena? Perché prendere la Nutella quando puoi prendere un secchiello di Nucrema? Buono, latte di panda condensato. Questi sono strafacili da bere, basta che li stappi. Cosa che dice la sigla di Ciao Darwin? Siamo tutti? Latte. Avevi mica voglia di crema alla nocciola? In realtà ne avevo voglia solo prima. Cici bebe. Mi fa ridere il fatto che ci sia un Aldi, però non credo sia un Aldi. Anche perché andando a controllare l'azienda non ha proprio negozi in Albania. Mentre in aeroporto c'è l'MD. Prima volta che vedo limoni e mandarini venduti in aeroporto. E l'Albania è l'unico paese al mondo al di fuori dell'Italia dove ho visto vendere il chinotto. Io avevo visto i combini in aeroporto, in Cina, in Giappone, in Corea, ma un supermercato è veramente raro. Con prezzi tutto sommato umani, perché 80 centesimi per un'acqua, 81 lek per un tè freddo. E poi vai nel bar qui accanto dove ci siamo fermati noi, perché non avevamo visto il supermercato, un tè caldo lo paghi 3 euro. Ciao macchinina, ci mancherai, ci hai servito molto bene. Felice di non
non averla riconsegnata distrutta come l'ultima volta. E si torna a casa, amici, viaggetto finito purtroppo. Si conclude così la nostra avventura all'aeroporto di Tirana. Per finire gli ultimi soldi in banconota rimasti, abbiamo preso un trancio di pizza, soltanto perché si chiamava Nick's Pizza, e anche un meraviglioso brick di dalle. Assaggiamo la pizza, pizza tristissima. Ti è caduto tutto. Pensavo peggio. Non è male. Diamo un voto a questo viaggio. 8 e mezzo. 7 e mezzo. Speravo un pochino di più. Come voto do un bel 9 meno. Ho tolto dei punti perché uno c'era troppo sole, volevo il brutto tempo, e due c'era Nick. Però hai aggiunto mezzo punto perché c'ero io. Sono molto felice di essere riuscito ad organizzare un viaggetto con questi due bifolchi dopo l'esperienza tragica in Islanda. Non è stata tragica, io il vulcano l'ho visto. Ti odio. Da questo video in poi Nick farà solo daily vlog. Non succederà mai. Ci vediamo lunedì alle 19 per una nuova avventura. Ciao ciao.